Questo, sì, ok. Funziona? Si sente? Uno, due, tre. No? Magari. No, no, prego. A vedere quanto sei alto. Mamma mia, sei un Montenegro. Proprio così. A parte la battuta. Senti, ma se arrivi con 6 mesi di ritardo. È vero, arrivo con 6 mesi di ritardo, però, come si dice, non è mai tardi, no? Non è mai troppo tardi, quindi spero che arrivo in momento giusto. Che... Hai fatto il prezioso quest'estate? Io? No, purtroppo no, perché non so, magari non sanno tutti, sempre voluto venire qua, anche in estate, nonostante l'offerta, anche ora, cioè, nonostante le offerte anche di società di Serie A, ho sempre voluto venire qua. Perché veramente perché non lo so, ho sempre sentito, forse perché sopra il, cioè, col mare siamo vicini, siamo appena 200 km, quindi c'è quella mentalità come nel paese mio, c'è bar. Appunto, è bar, ecco. Non lo so, mi sono sempre sentito, ho tanti amici che sono cresciuti qua al Bari, che sono montenegrini. Quindi, non lo so, Bari la sentiamo un po' come la nostra città in Italia, dai. Sì, è vero il soprannome di Braicevic. Vabbè, è un po' troppo grande questo soprannome. Però è vero, perché ringrazio i ragazzi che l'anno scorso, i tifosi di Vicenza, hanno fatto una canzone anche, mi sembra, con questo soprannome, i Braici, però... Senti, qua servono i gol, ecco, appunto, da tutte le parti servono. Però, ovviamente, quello è il mio mestiere, diciamo, quindi spero di farne lì abbastanza per portarle più alto questa quest'anno ne hai fatti pochi? Quest'anno finora pochi, appena 4. Io non sono uno che cerca le scuse di qua di là, anche nonostante tutti i problemi, parte societari, anche problemi un po' fisicamente, soprattutto ultimo mese non ho giocato neanche, però io tutti i giorni vengo qua a allenarmi per migliorare e per farne appunto tanti gol. Li hai conservati tutti per il Bari? Ecco, speriamo. Filippo, ti stiamo un po' beffato perché arriva subito la sfida al tuo Vicenza, come funziona? Purtroppo è vero, il destino a volte fa sti scherzi, giochini, però per me, cioè, io sono arrivato... Cioè, ho desiderato troppo venire qua e per me, non dico sarà una rivincita, perché comunque là ho lasciato i ragazzi che mi volevano bene, ci sono stato in spogliatoio, si stava benissimo, ho lasciato anche i tifosi che mi hanno sempre sostenuto, quindi non voglio dire che sarà una rivincita, però sicuramente darò qualcosina in più, quello 100%. No, sassolino della scarpa, no, però ci sono stati, tutti sanno che sono stati un po' di problemi, però alla fine quello ormai è passato, io voglio guardare avanti, pensare alla partita sabato, come penserò a quella prossima, quindi cambia poco, perché da qui alla fine dobbiamo fare più punti possibili, arrivare ai nostri obiettivi e fare le cose per bene, diciamo. Senti, subito Rajic con Cebagua, no? L'anno scorso insieme. L'anno scorso insieme, qui. Ma non è Rajic contro il Bago, direi più Vicenza, Bari contro Vicenza, quindi, cioè, se io non faccio gol o il Bago lo fa, ma Bari vince 3-1, a me sinceramente conta poco, basta che vinciamo. Senti,
hai chiesto qualcosina per l'uomo Galano su Bari? Madonna. Per fortuna Galano sta arrivando ora, in poche ore sarà qua, penso. Quindi saremo di nuovo compagni di squadra, oltre amici fuori campo. L'anno scorso, quando è venuto a Vicenza, il destino è voluto così, abbiamo vissuto due mesetti, diciamo, insieme. E anno prima al Bari è successa quella stagione bellissima. E allora lui mi parlava. Che poi io 3 giorni fa nel letto, aspettando le notizie, mi sono messo a guardare, parlavo anche con team manager, con direttore, anche quando ci siamo visti, e ho visto due partite, ho visto Bari-Novara che è finita 4-1 e ho visto Bari-Latina 2-2, cioè mi vengono i brividi ora di... io sinceramente... Andrò anche stasera a letto per sognare, per poter avvicinare tutta quella gente che c'è stata quei giorni allo stadio, perché secondo me qualcosa così si vede in pochi stadi in Italia. Ma se senti una domanda nuova, vediamo, prima devo sognare. Pasquale. Sembrava quasi molto colpito dal tuo entusiasmo, no? Di arrivare qui a Bari, quasi l'hai folgorato. Ma no, presidente, in primis lo devo ringraziare sia lui che direttore, perché hanno fatto veramente, non è stato facile, come ho detto prima, ci sono stati un po' di problemi, un po' di più, quindi hanno fatto di tutto per risolvere tutto, e veramente anche dalla parte mia, io anche prima che siamo entrati in tutto questo discorso per venire qua, ho detto i soldi, questo, quello, cioè io voglio venire a Bari, ho detto, quindi non, probabilmente è stato un po' colpito da quello, un po' ieri, perché veramente abbiamo dato tutti la disponibilità assoluta che questo affare finisce fino a questo punto, quindi probabilmente da quello. Poi non lo so, magari negli occhi ha visto la fame, la voglia di lottare per questa società, per questo, come ho detto prima, perché a me tutto questo di questa piazza mi fa impazzire a un certo punto, quindi non lo so, forse si vede. Sì. Quante partite, quanti gol vorresti fare? 19. Voglio che Bari vinca, quindi poi il gol è una cosa per me. Pasquale, aspetta un secondo, Pasquale. Filippo, due cose velocissime. La prima, ti senti più adatto a giocare in un attacco 3 oppure accanto alla prima punta, per esempio? Ma ti dico, ho giocato in tutti e due modi. Ho giocato anche l'anno scorso, all'inizio del campionato, ho giocato 4-3-3 con Marino e mi sono trovato benissimo. Però dopo ho giocato anche con Ebagua in coppia e abbiamo fatto lo stesso bene. Quindi io posso giocare in tutti e due modi, quindi non cerco una preferenza, l'importante è che vengano risultati, quindi posso fare anche terzino. E poi c'è stato un momento perché ti hai tenuto di poter venire qui? Sì, c'è stato anche lo stesso. Sì, ieri si è chiuso il calciomercato, anche ieri ci sono stati parecchi problemi, quindi a un certo punto ho fatto anche la battuta, ho detto io smetto di giocare calcio, se non vengo ora, dopo, quando praticamente doveva solo depositare contratto, ancora siamo stati là fino 7-8 di sera che non arrivava d'accordo per i vari problemi, quindi c'era un po' di paura, però alla fine ottimismo c'era infinito, quindi ce l'abbiamo fatta. Franco, due cose, perché intanto credo che l'ultimo mese hai giocato poco, ma adesso come stai? Sei pronto per giocare? No, sono pronto assolutamente. Ultimo mese è vero che ho giocato poco, in partita contro Novara, dopo 15 minuti ho preso una botta dove mi si è girato in testa, una testa di peroneo, peronale, come si dice, e ho avuto problemi
3-4 settimane, però dopo la sosta sono tornato a allenarmi col gruppo, è normale. Poi non voglio entrare nei problemi perché... Ecco, allora, ti punto. Voglio chiedere una cosa, siccome hai parlato spesso adesso di problemi, a un certo punto noi abbiamo scritto che tu, il tuo cartellino praticamente è di una cooperativa, nel senso che ci sono un macello di proprietari, un po' il Vicenza, un po' i due agenti, un po' la Lucchese, e non è una situazione molto lineare, voglio dire, non è classica una cosa del genere, no? I problemi da dove sono nati? E se tu sei arrivato in prestito secco, c'è l'obbligo di riscatto, com'è il tuo legame con il Bari sul piano della cessione? No, io sono arrivato con in prestito con obbligo di riscatto che sì, con obbligo di riscatto che scatterà il primo punto fatto. Quindi una cosa, però. Ho capito, cioè al primo pareggio sei in otto l'anno prossimo. Sì, credo di sì, questo non lo so, io ora di queste cose, prima presenza saranno, cioè, una roba fattibile, diciamo. C'è il diritto di opzione, quindi c'è l'obbligo di opzione. L'obbligo di opzione, che è l'obbligo di riscatto. Allora, questi problemi, quelli che puoi dire quantomeno, quali sono stati? Chi è il cattivo che non voleva fare? Qual è mai? Tutti questi problemi? Vabbè, questo. Quanti soldi? Questo, fate la domanda alla mia ex società e poi vi diranno. Io non, per me quello è passato, quindi io non voglio tornare su quello, quindi... Se dovete sapere qualcosa, mettiamola così, sapranno gli altri. Tu sai che c'è una differenza sostanziale, tu hai detto bene, hai detto delle cose molto belle su Bari, ti fa impazzire solo la voglia e l'idea troppo di poter giocare, no? Al San Nicola, a Bari. Tu sai che c'è una differenza sostanziale, però, nonostante gli stessi colori, bianco e rosso, tu non li cambi, rimani col bianco e rosso. A Vicenza, per quelle che sono le aspettative, per quella che è la dinamica, puoi anche non vincere, nel senso che un pareggio interno non succede niente. A Bari, perché mica tanto manco là, a Bari perché in tutte le piazze vogliono vincere, però a Bari... Ma io non conosco nessuno che non vuole vincere, io ora entriamo in spogliatoio da nostro spogliatoio. No? Nel senso che se Vicenza si salva ha fatto il suo campionato. A Bari si deve vincere, si vuole vincere, si tende al massimo. Questa è la grande differenza che finisce per responsabilizzare di più i protagonisti. Cioè tu sei venuto in una piazza in cui la gente chiede a tutti i costi, da tempo aspetta di sognare quei giorni che stai vedendo in TV. Secondo me è una cosa bellissima. Io sono venuto qua per far quello, che a far di tutto... per vincere, perché non sono venuto qua per salvarmi o il resto delle cose. Sono venuto qua per centrare obiettivi che c'ha lo stesso presidente, che è direttore, ma che c'ha tutta la gente che tifa e che vuole bene a Bari. Quindi per me che gente viene allo stadio e spinge la squadra fino all'ultimo che vince, per me è una cosa bellissima. Filip, ieri quando sei arrivato all'aeroporto mi hanno colpito due cose che hai detto. La prima è stata: mi sembra di essere qui da una vita, e quindi vorrei spiegarsi meglio quella. Ma soprattutto quando ti ho chiesto se avessi paura della concorrenza, perché qui sei arrivato tu, ma in attacco è arrivato anche Forro Flores, che è un calciatore che ha fatto anche l'importante. C'è già Maniero, c'è Brienza, chiaramente non potete giocare tutti. Ma quando ti ho chiesto se ti fa paura questa concorrenza, hai detto no. Tu però vorrei giocare sempre, immagino. Penso che tutti vogliono giocare sempre, però io quando sono anche arrivato in Serie B appena 2 anni fa, davanti a me c'era capocannoniere Cocco a Vicenza, un grandissimo giocatore, parlano i numeri, parla la carriera che ha fatto, parla per lui, quindi secondo me non può fare altro che bene, perché la concorrenza io non ho mai sentito che ha fatto male da qualcuno. Ci spinge di allenarsi meglio, cioè, non lo so come la vedono altri, però per me è così. Se io voglio essere sempre davanti a qualcuno, come voglio che Bari
arriva davanti a qualcuno, voglio arrivare sempre anch'io davanti a qualcuno, quindi la concorrenza fa sempre, sempre bene. E il resto, come ti ho detto ieri, mi sembra, perché non lo so, stando ieri con presidente, tutta la giornata, presidente, direttore, altra gente che lavora per Bari, poi con tutti che mi sono sentito nel frattempo, non lo so, sembrava, parlavamo così come se fosse, eravamo amici da un po' di tempo, quindi non lo so, sono arrivato in hotel che sembrava che lavoro là, quindi non lo so, è una cosa incredibile, però... Fare spionaggio in vista di sabato, qualche consiglio utile a Corantone, ai tuoi compagni, no? No, quello... Vabbè, quello ci diciamo in spogliatoio, quelle sono le cose di spogliatoio. Ma conoscendo i tuoi ex compagni, secondo te l'insidia maggiore di questa partita, perché adesso al di là poi delle battute, di questo momento positivo, pieno di entusiasmo, ora il Bari deve fare punti, deve soltanto vincere. Giustamente. Noi sabato andremo per, cioè, fare per, in tutti i costi vogliamo vincere, basta. Ma non solo sabato, io sto dicendo, perché è vero che ora è un po' almeno so che seguendo, è un momento un po' no, diciamo, però noi alla fine maggio, cioè, o deve finire il campionato festeggiando o deve finire 11 giugno, 10 giugno, quando finirà il playoff. Per quanto riguarda i gol, comunque sì, ne devi segnare il tuo mestiere, ma forse è qualcosa da farti perdonare, perché l'anno scorso andasti in gol, però non servì per mettere a Vicenza di montare. Infatti, no, mi ricordo, intanto mi ricordo prima volta quando uscì a San Nicola, 2 ore prima della partita, già, non so, magari era 2-3 mila persone allo stadio. Detto, vabbè. Poi lo stadio, vabbè, spettacolare, che bellissimo. E poi mi ricordo il gol, che è stato anche un bel gol, però no, come ho detto anche qualcuno ieri, non è servito nulla, quindi mi ricorda poco, mi ricordo la sconfitta e basta, perché secondo me è così che deve essere, deve sempre venire la squadra prima di, perché non vince soltanto un giocatore, vince la squadra, poi vincendo con la squadra anche individuale poi si può andare avanti. Comunque Filippo, lasci in Vicenza in salute, perché questi non perdono da un bel po' di tempo, stanno facendo bene. Sì, non ho perso da 5-6 partite, può darsi, quindi... No, è una squadra che sta bene, soprattutto a livello fisico, e quindi non so, verranno a fare qua, come da tutte le parti, tutte le squadre, poi soprattutto qua verranno a fare una partita della vita, ma verranno, spero qua, spero che torneranno a Vicenza almeno un pochino tristi. Sì, ti sento i primi applausi intanto, in partita contro la Primavera hai fatto il primo gol, diciamo. Primo gol, spero di sentire un applauso un pochino grande, non per demerito la gente che c'è stata oggi, veramente tutto rispetto, anzi gli voglio ringraziare, però voglio farlo in partite importanti, diciamo così. Va bene così? Grazie a tutti. Grazie.